Abbandonato da decenni, torna a vivere con l'arte l'ex ospedale del paese, così come altri luoghi del centro storico di Ostra. Qui si innesca un mondo perfetto, che è anche il tema della quinta edizione della Primavera Fotografica, organizzata anche con il sostegno di Comune Proloco, in cui dal 23 marzo si alternano fotografi, performance, musica e installazioni, e in cui si inseriscono anche le finestre che si aprono sul colpo d'occhio delle colline della Vallesina. Il prossimo fine settimana, quello del 25 e il 26 maggio, l'ultimo weekend. È un ospedale che è stato tantissimi anni chiuso, credo che sia dall'84 che è chiuso. Noi l'abbiamo ripulito e abbiamo voluto ridar vita a un posto che era abbandonato, e abbiamo anche fatto in modo che le opere cercassero anche una forma di comunicazione con l'ambiente dove venivano esposte. In questa manifestazione la fotografia diventa mezzo, non diventa fine. Riuscire a portare in questo contesto, nel contesto della nostra città, diciamo, il contemporaneo. Cioè riuscire attraverso l'arte a guardare avanti. Lavoro in questa ditta che si occupa di allestimenti fieristici. E tra l'altro sono l'unico italiano. Ho fatto questa serie di fotografie che sono 2 anni di scatti di nostri momenti. E però ecco, questo vivere in questo contesto, in questa dimensione, ti porta a una situazione di benessere. Qui è ancora più interessante l'idea di questo rapporto fra l'artista, gli artisti, i fotografi, eccetera, e uno spazio. E ancora più importante è l'idea del lavorare sul territorio. Luoghi che erano chiusi, luoghi che non avevano più alcuna funzione, si rivitalizzano, acquistano una nuova funzione, in funzione appunto dell'arte. Ho voluto tradurre in immagini le sensazioni che si provano al cospetto di una, non di un'opera d'arte in sé, ma proprio del contesto espositivo in quanto tale. Le luci, le persone, quest'ambiente che diventa come un'entità dotata di vita propria, insomma.